quando sono arrivato a Foggia ho conosciuto Franco, un ragazzo molto introverso, ma nello stesso tempo che si sapeva aprire quando riusciva a trovare quella complicità, quell'amicizia vera, che è stato poi un po' il segreto di tutti noi, di quel Foggia che ha fatto cose fenomenali. Franco, di aneddoti ce ne sono tante, io me ne ricordo due in particolare, cioè che lui ascoltava sempre questa musica di Bob Marley col finestrino giù, in questa Volvo grigia senza fari, e girava sempre senza fari, quindi era riconoscibilissimo per quello. Ho avuto poi dopo la possibilità di incontrarlo perché siamo stati compagni anche alla Lazio e anche lì ha avuto modo di farsi valere, di far capire anche che c'era della grande umanità oltre a delle qualità, secondo me, anche oggi che hanno pochissimi portieri. Lo voglio ricordare con un'immagine della promozione in Serie A, quella faccia sorridente che sembrava quasi, come tutti noi, incredulo di quello che appena stava succedendo a tutti noi e a tutta la città di Foggia. So che stasera in trasmissione c'è anche il figlio, che non ho avuto la possibilità di conoscere e che lo saluto, e un saluto a lassù dove Franco ci protegge e ci guarderà con molto piacere. Ciao da Beppe. Il ricordo di Franco Mancini sono ricordi bellissimi. Passato 2 anni con lui, ci siamo levate tante soddisfazioni. Ragazzo particolare, di carattere, uno chiuso, ma poi quando veramente entravi nel suo cuore ti dava tutto. E gli aneddoti più belli erano quando entravo in macchina con lui e metteva Bob Marley, cioè ti faceva veramente una capoccia incredibile. Io gli dicevo: Franco, cioè, mi fai sentire sempre la stessa musica, mi stai ammazzando. E l'altro aneddoto bellino era quando facevamo i tiri in porta e invece di tirare facevamo io, signori, Rambaudo, gli scavini, lui impazziva, ci rincorreva per il campo. Poi ci siamo un po' persi di vista, ci siamo ritrovati a Coverciano, abbiamo fatto il corso da allenatore insieme, è stato bello vivere 6 settimane insieme e ripercorrere tutti quei 2 anni di ricordi bellissimi. Rimane nel mio cuore, è stato un amico sincero, un amico vero, perché lui poi quando sono arrivato, lui già c'era lì, mi ha accolto veramente a braccia aperte. Un bacione a Franco. I pensieri, i ricordi sono tanti, perché per me è come se lui fosse sempre qui, anche perché non lo nascondo, io spesso vado al cimitero, quindi lo vado a trovare, ma non perché comunque e qui mi faccio delle grandi chiacchierate, perché sembra di averlo sempre vicino, anche perché ci sono tante di quelle situazioni che mi fanno sorridere e che mi ricordano Franco, perché ci attaccavamo spesso, purtroppo giocando in maniera molto alta, e quindi dietro ce l'avevo nell'orecchio sempre, quindi lo sentivo spesso che rompeva le scatole, quindi il ricordo è sempre costante, quindi ogni tanto sento ancora la sua voce, ma lo dico con grande affetto e con grande stima della persona, dell'uomo, del calciatore. Ma prima di tutto dell'uomo, perché veramente aver giocato 5 anni con lui, 5 anni sono tanti, e aver vissuto tante emozioni insieme a lui sono cose che difficilmente dimentichi. Poi io ho tante foto che mi vedono accanto, anche perché ce l'avevo dietro, quindi non potevo non averlo sempre vicino, quindi ci sono tanti ricordi. Allora, posso raccontare un aneddoto, perché è il mio esordio a Milano,
a San Siro contro il Milan il 6 settembre del 92, perché è una data che non potrò mai dimenticare, certo. Venendo dalla Serie C e quindi catapultato in Serie A, io avevo questa abitudine, ma vengo attaccato spesso dai miei ex compagni, di fare qualche rovesciata in aria, quindi per spazzare via qualche palla. E in un'occasione, dopo una prima palla che avevo spazzato, mi è capitato di spazzarne un'altra, ma ero in volo per lanciarla e lui me la chiama. In quel momento sono sbattuto proprio a terra, dico io, ma sto già sulla palla, me la puoi chiamare in quel momento? Quindi è un aneddoto che racconto sempre, certo. con molto piacere. Grazie, certo. Assolutamente. Purtroppo andrò bellissimo. Viene da piangere per ricordarsi di Franco, non solo con le sue parate, anche con il suo comportamento. Mi ha dato tanto e spero che ha dato tanto a voi. Come ricordare Franco Mancini? Semplicemente dicendo che è stato il numero uno in assoluto. Lui ha rappresentato per una moltitudine di tifosi foggiani, compreso me, l'emblema dei colori rossoneri. È stato un grande professionista ed è stato, secondo me, colui il quale ha anticipato quella che poi è stata l'evoluzione tattica e tecnica del portiere moderno. Deve essere un esempio per i giovani che si affacciano a questo mondo e che hanno la volontà e la voglia di intraprendere una carriera da portieri. Sicuramente ci ha lasciati drammaticamente troppo presto, come spesso accade, ma la presenza di Franco aleggia quotidianamente, costantemente nei nostri ricordi. Ho conosciuto Franco nell'anno in cui arrivo a Foggia, credo 87. Ragazzo molto introverso, con il quale comunque si faceva subito amicizia, veniva dal Matera o dal Bicelli, adesso lo ricordo perfettamente. Alcuni aneddoti che mi sono rimasti impressi fu quando col suo primo stipendio comprò una vecchia Volvo 740 e Mr. Zeman si era presa, tant'è che ci disse che gli stipendi successivi avremmo dovuto darli a lui e gli avrebbe tenuto lui da parte i soldi. Poi ci siamo ritrovati in Serie A, insomma, un'annata straordinaria, fino a quando poi io ero a Grosseto, seppi della morte di Franco, mi chiamò qualcuno da Pescara per avvisarmi di questa cosa. Un grande, grande portiere, grande persona, l'ho visto anche suonare la batteria, lui piaceva molto la musica reggae. E fece anche un concerto dove io la casa al mare, la squadra di Saraceni, e ci divertimmo tantissimo quella sera. Quando fra la nebbia artefatta dei fumogeni le curve facevano partire il coro a lui dedicato, significava che la magia si stava per compiere, che l'attesa era finita e che la partita stava per cominciare. Degli dei si dice che vogliono al loro fianco, sin da subito, i più bravi su questa faccia di terra, e ci piace immaginare che probabilmente con Mancini sono stati un po' egoisti, cioè lo hanno portato via troppo presto. È stato un simbolo, è stato, se vogliamo, un custode, un portiere, l'estremo difensore non solo della porta del Foggia, ma proprio di un'epoca, una delle più belle della storia di questa squadra e di questa città. È gratificante, fa sperare pensare che ci sono degli artisti, penso agli Avenida Band, che realizzino ancora dell'arte per poter tenere viva la tradizione a futura memoria, a beneficio di quelle generazioni che non l'hanno vissuto. Ci sono personaggi, ci sono storie che vanno ricordate per sempre, ci sono simboli dei quali non ci dimenticheremo mai. In quella ipotetica formazione, Franco Mancini, il numero uno. Mi è stato chiesto un ricordo di Franco Mancini e per me significa andare indietro nel tempo, a quando Mancio per la prima volta mise piede a Foggia. Era poco più che un ragazzino, era introverso, era sotto certi versi inavvicinabile.
però già da allora aveva un cuore grande, ma poi soprattutto tantissimo talento che seppe mettere al servizio del Foggia. In 10 stagioni 235 presenze, un monumento per il calcio foggiano, uno dei più grandi interpreti del Foggia di Zemallandia, il più grande portiere della storia rossonera. Vedete perché Mancini rappresenta un unicum nel suo genere da queste parti? Perché lui seppe interpretare il ruolo del portiere in una squadra come quella di Zeman, che era notoriamente una formazione a trazione anteriore, una squadra cioè che giocava solo e soltanto e che viveva per il gol. Mancini era quello che i gol nel Foggia di Zeman doveva evitarli, e questo compito gli riuscì molto bene proprio per il modo in cui sapeva interpretare il ruolo. Mancini da queste parti ha lasciato un ricordo indelebile, nessuno potrà mai dimenticarlo. La curva nord gli ha dedicato appunto quel settore. La mia intima speranza è che prima o poi anche il calcio Foggia 1920 si ricordi di uno come Franco Mancini, un grandissimo. Ciao Tiziano, allora un ricordo del grande Franco Mancini, il più grande portiere del Foggia di tutti i tempi, ma anche il calciatore che ha disputato più partite con la maglia rossonera in Serie A. Si potrebbero dire tante cose, io lo voglio ricordare con un aneddoto al quale sono legato, tra l'altro ci legava davvero tanto affetto e profonda stima. Lo voglio ricordare con un episodio, uno scherzo che facemmo tanti anni fa all'interno di una mia trasmissione. Di solito nella mia trasmissione c'era una tribunetta che ospitava una squadra di calcio minore o giovanile, e con me c'erano sempre degli ospiti, dei colleghi. Ebbene, a pochi giorni prima dal matrimonio, Franco Mancini era ospite di questa trasmissione e gli facemmo trovare a sorpresa sulla tribunetta alcuni compagni di squadra e come giornalista la futura moglie Chiara Carpano, che in effetti era giornalista a tutti gli effetti. Non ce l'aspettava, fu una cosa bellissima, uno dei tanti ricordi piacevoli che ho, oltre che tutto quello che di buono ha fatto sul campo per difendere la porta rossonera. Grazie, ciao Tiziano. Un caro saluto agli amici di Ci Vediamo Lunedì. Beh, anche se oggi è martedì, di Pasqua, Pasquetta, insomma ci siamo divertiti, non ho trovato traffico al rientro dal soggiorno verso la cucina, nel corridoio, insomma tutto tranquillo ieri, quindi non... comunque complimenti, avete fatto bene a dedicare e a creare una puntata dedicandola a Franco Mancini, il più grande portiere della storia rossonera, non solo uno dei grandi, più importanti portieri a livello nazionale, un grande atleta ma soprattutto un grande artista, perché lui era un musicista e trasferiva questa gioia, questa vitalità e voglia di divertirsi dell'artista in campo, nel rettangolo verde. Sono tanti i momenti in cui abbiamo trascorso insieme, in quel periodo. Io poi frequentavo molto la Zaccheria, ma anche fuori, nei locali. Spesso veniva utilizzato anche per fare degli scherzi telefonici, delle imitazioni. Lui amava guardare, perché Franco Mancini stava lì che voleva ascoltare e divertirsi, ascoltando la mia voce o la mia imitazione di Zeman o di Casillo, che chiamava i suoi compagni di squadra. E anche in questa occasione vorrei ripetere quel momento, perché so che Franco ci sta ascoltando. Ma lui è stato uno dei più grandi portieri della storia del Foggia, l'avete detto, l'avete scritto, anche se lui, quando ricordo quella partita a Barletta, quando lui c'era, era ragazzo, era giovanissimo, quando lui usciva perse il cappellino e non prese manco il pallone e ci fecero gol.
Non, nessuno poteva mai immaginare che quel ragazzo lì sarebbe diventato uno dei più grandi portieri del calcio italiano e poi il più grande portiere della storia del Foggia. Grande Franco Mancini, un saluto anche a Pasquale Casini. Sono tanti gli episodi che legano Foggia, che legano ciascuno di noi a Franco Mancini. A me piace ricordare una volta, in occasione dei 90 anni del Foggia Calcio, era presidente Pasquale Casillo e Mancini era il preparatore dei portieri. Quella sera si organizzò, eravamo sotto a Natale, una cena con tutti gli ex calciatori e io ero in compagnia di Colivano, andavo con lui a fare questa cena, a partecipare a questa cena, e avevamo deciso di incontrarci con Franco Mancini e la moglie nei pressi della mongolfiera, e ci demmo un orario e ricordo che quella sera praticamente c'era tanta di quella folla per Natale che ci incontrammo pur stando nello stesso piazzale dopo un'ora rispetto all'orario prefigurato. Adesso non ricordo perché dovevamo andare insieme, forse non sapevamo dove andare, insomma c'era un problema. E proprio quella sera invece ricordammo un altro episodio che era che quando proprio Colivanov giocava nel Bologna, Mancini giocava nel Bari e io andai a vedere questa partita a Bari, a San Nicola, Bari-Bologna, che finì 0-0. E a un certo punto praticamente Mancini fece una partita straordinaria, a tal punto che Baggio, che giocava nel Bologna, fece un gesto eloquente per dire quanta fortuna hai, insomma, e fu, diciamo, con quel gesto fece un grande complimento a Mancini. Io lo raccontavo perché l'avevo visto da spettatore e mi aveva molto colpito. Quella sera Franco, per Franco era una cosa normale, insomma una persona talmente semplice, si limitò a dire che non aveva fatto niente di eccezionale, eppure a poter rivedere quella partita, forse io ne ho viste tante di Franco Mancini, forse fece una delle più belle partite della sua carriera. Il complimento fatto da un grande calciatore la dice tutto sulla forza di questo portiere. Ci sarebbero anche tanti aneddoti che mi legano a Franco Mancini, magari con il tempo ne racconteremo qualcun altro, però una persona che comunque mi è rimasta molto nel cuore.